Molto bene. Ok, allora vediamo sicuramente un utilizzo sensato su questo discorso delle diteggiature non estese, delle diteggiature estese delle scale, dell'uso dei modi. Lo vediamo annesso a un discorso che è molto semplice. Facciamo un esempio ovviamente su più modi, su più livelli, nel senso partiamo da una cosa molto semplice, lo vediamo in una tonalità, lo vedremo su un discorso ad esempio dove operiamo su tre cambi tonali, quindi tre centri che si spostano, ma non solo, ad esempio lo vedremo in un momento in cui vedrò la scala, vedrò ad esempio il connubio scala grado che utilizzo all'interno dell'arpeggio, quindi arpeggio con l'addizione del grado, per dare un senso un po' più melodico, quindi dell'arpeggio grado aggiunto, quindi un po' più facile, no? Perché altrimenti utilizzo sempre solamente il pattern all'interno di questo gauge. E ovviamente magari un discorso ancora un po' più complesso perché diciamo così, a metà battuta avrò dei cambi, come può essere quello di, ad esempio, una progressione come quella di Giant Steps, dove cambio 1, 5-1, 5-1, 2-5-1. Vediamo subito con cosa partiamo, con delle ritmiche funky, sempre in questo caso in mi. Ok, partiamo con la base. Yes. Adesso vediamo invece un esempio su una base in G, la minore dorico, Dorian, partiamo, poi andiamo in Do maggiore, la minore naturale e usiamo ovviamente minore armonica, per cui giriamo tre pattern, sempre sempre nelle diteggiature legate sul blog, estese e non estese. Ovviamente molto utile nella fase del no dell'harmonic minor il fatto di io le vedo sempre, no, queste diteggiature, le vedi chiaramente questo ad esempio Lydian seconda eccedente, piuttosto si dovesse utilizzare anche una ionica quinta eccedente.
una dorica, quarta eccedente, però al di là di questo, ad esempio, ci sono dei licks, non dei licks, comunque degli arpeggi, ecco, mi sono espresso un po' meglio, che sono utili da andare a utilizzare per enfatizzare i gradi che sono in quel momento da enfatizzare. Vediamo.